Enrico Letta, cosa hai imparato frequentando i giovani? Beh, tantissime cose. Innanzitutto che non bisogna mai farsi dei limiti, che bisogna pensare all'impensabile. Poi che bisogna non aver paura dei grandi temi che oggi sono più importanti, le questioni dell'ambiente, di essere molto innovativi e anche molto provocatori. Bisogna soprattutto cercare di far sì che il rapporto con i social media sia un rapporto sano. Non bisogna avere paura dei social media, bisogna usarli bene, anche con coraggio. Ho imparato tanto, soprattutto ho imparato il fatto che imparare è importante. Può sembrare un paradosso, ma non è così. E cioè che oggi più di tutto la necessità è proprio quella di stare attorno all'impegno, a imparare, a studiare, a faticare. Sono parole che oggi possono sembrare molto fuori moda in un tempo in cui basta googolare per trovare una risposta alle domande che si fanno, ma non sono alla fine le risposte vere. Quelle vere hanno bisogno di fatica e di impegno. Quale Italia stiamo vivendo e in che direzione sta andando il nostro paese? Sono preoccupato perché il nostro paese è un paese che sta prendendo una strada dell'isolamento. Secondo me l'isolamento nel tempo di oggi è sbagliato, è un mondo sempre più interconnesso in cui c'è bisogno di alleanze, e non mi piace la strada che ha preso l'Italia, il governo italiano. Dire che alla fine i nostri alleati principali sono polacchi e ungheresi, secondo me non è così. I nostri alleati veri sono i nostri amici di sempre, cioè i paesi con cui abbiamo fondato l'Europa, perché l'abbiamo portata avanti, e credo che dobbiamo riprendere quella strada. Un auspicio per tutti? Vorrei che ci fosse una politica meno giocata gli uni contro gli altri, distruggere il nemico. Non sono nemici, sono persone che la pensano diversamente, con le quali si può fare alle volte anche dei percorsi di strada. Invece oggi c'è l'idea che bisogna andare contro, distruggere. No, vorrei che ci fosse più concordia.